Chiudere le scuole è una decisione sensata e corroborata dai dati che indicano la correlazione tra gli studenti in classe e la diffusione del contagio. Il TAR della Campania boccia per la quinta volta consecutiva in poche settimane i ricorsi contro l'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, che ha disposto la didattica a distanza per tutte le scuole della regione. La situazione campana continua intanto a essere delicata. All'ospedale Cutugno di Napoli, uno dei centri più avanzati del paese contro le epidemie, per essere più efficaci si svolge una preselezione nelle auto in coda per il pronto soccorso, per valutare chi ha bisogno o meno del ricovero. Sono 3.120 nuovi positivi delle ultime 24 ore nella regione, mentre nella città cresce l'emergenza ossigeno. Le bombole non vengono restituite da chi le prende in farmacia, tanto che l'ordine dei farmacisti lancia un appello a riportarle indietro. La regione è intervenuta per ovviare alla carenza di supporti. Ora possono prescrivere l'ossigeno liquido anche i medici di base. Finora potevano farlo solo quelli ospedalieri.